Bentornati, amici miei. I cimiteri sono luoghi molto tristi. A volte potrebbero sembrare anche inquietanti per alcune persone. Insomma, non è proprio il luogo dove passereste del tempo. Per alcuni cacciatori di fantasmi, però, i cimiteri possono essere luoghi dove le attività paranormali sono più frequenti. Ciò li spinge ad avventurarsi in questi luoghi anche di notte, con la speranza di filmare qualche spirito di qua e di là. Con i video che ti mostrerò oggi, capirai che a volte cercare di contattare i defunti potrebbe anche non essere sempre una buona idea, specialmente se a mostrarsi è qualcuno che non ama essere disturbato. Prima di cominciare però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche, questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Nel primo filmato, un uomo entra di notte in un cimitero, intenzionato a filmare qualche attività paranormale. Dopo un paio di minuti, la pazienza dell'uomo viene premiata. Infatti, intravede tra le lapidi quello che sembrerebbe essere una bambina. L'uomo a quel punto tenta di chiamarla. Ma ciò che vede spaventerebbe chiunque. Quella che sembra una bambina incomincia a girare la testa. Ma dalle immagini si può notare che quella che sembrava una bambina sembrerebbe essere invece un demone dai capelli lunghi. L'uomo spaventato si gira e fugge via terrorizzato. Nel secondo filmato, in un cimitero, dei bambini con i loro genitori vengono ripresi mentre giocano. Forse andati lì per far visita a qualche loro parente ormai defunto. Qualcosa però cattura l'attenzione dei piccoli. Davanti a loro sembrerebbe esserci una piccola chiesa. I ragazzini tentano di aprirla, ma purtroppo si accorgono che la porta è chiusa. A quel punto i piccoli tentano di sbirciare nella serratura, non accorgendosi che qualcosa o qualcuno li stava già osservando. L'hai visto? A un certo punto, come puoi vedere, la telecamera riprende uno strano occhio con una cicatrice sotto. Da quello che vedo, sembra l'occhio di un demone. Cosa ci faceva quell'essere dentro quella chiesa? Nel terzo filmato, un uomo in ginocchio davanti ad una lapide piange e si dispira per il suo caro ormai deceduto. L'uomo non si accorge però di essere ripreso e ciò che viene filmato ha dell'incredibile. Mentre l'uomo si dispira, appare dietro di lui una strana sagoma trasparente che sembra voler consolare quell'uomo distrutto dal dolore. Dopo qualche minuto l'uomo fa il segno della croce e si alza. A quel punto quello spirito sembrerebbe svanire nel nulla. L'ultimo filmato l'ho fatto io, personalmente, in un cimitero in pieno giorno. Quel giorno sono sceso in una catacomba e, come potete vedere dalle immagini, ho incominciato a riprendere il tutto con questa piccola telecamera. Sembrerebbe tutto nella norma, non c'è nessun fantasma, non c'è niente di niente. Solo che, rivedendo la registrazione, si sente questo respiro che non è mio. Adesso ve lo faccio ascoltare. Vi posso assicurare che non sono stato io. Non sono io che respiro in quella maniera. Infatti non sento nemmeno la mia voce, anche se io ho detto qualche parola. Dalla registrazione si può sentire un uomo che respira affannosamente. Posso assicurarvi che mentre registravo non ho sentito nulla. Solo rivedendo le registrazioni ho potuto constatare che la telecamera aveva catturato questo audio. Voi cosa ne pensate? Cosa potrebbe essere? Mi farebbe molto piacere conoscere anche la vostra opinione riguardo a questo video. Fatemelo sapere nei commenti. Il video finisce qui e noi come al solito ci rivediamo alla prossima.